Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Infamous Festival of Blood. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. È un po' inusuale vederci in questa pagina che di solito uno parte dal menu principale, ma non riesco a trovare il modo di tornare indietro. Ci siamo lasciati la scorsa volta con la fine del secondo Infamous. Vi ricorderete che ho detto che Infamous 2 è stato il mio primissimo gioco PlayStation 3, saltando il primo, poi l'ho recuperato, ma quando giocai e finì il secondo Infamous, ad Halloween di quell'anno uscì Festival of Blood. E ho detto: oh, ho appena finito il 2 e già esce un nuovo capitolo? Spin-off, ovviamente. Benissimo, giochiamolo. Sono passati davvero tantissimi anni dall'ultima volta che l'ho giocato, perché ho giocato una volta sola. L'ho giocato una volta sola perché questo qui non ha il sistema karmico, a differenza dei primi due titoli. La mia prima e unica partita di questo gioco risale al 15 dicembre 2012. Madonna mia. Mi ricordo solo l'inizio della storia. Mi ricordo solo questa parte, ma di concreto non mi ricordo tutto, tutto, tutto. Una birra. Due. E pago io. Sono in grado di pagarmi da bere da sola, grazie. Bene, mi fa piacere. Offri il secondo giro. Tu non sei di qui, vero? Come fai a dirlo? Mi ricorderei sicuramente di quel bel paio di occhi. E beh, c'ha ragione a essere un po' infastidita. Libri per bambini per notarli. Cosa? Non è un libro per bambini. È la mia ricerca. Immagino di doverti offrire quel secondo giro. Ehi, 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 non sto scherzando. Sta davvero succedendo qualcosa di molto strano. Una roba da farsi sotto dalla paura. Questo libro ti insegna come gestirla. Ok. Conosci il mio amico Cole McGrath? Anche lui non ci credeva. Quel McGrath. Il solo e unico. Il demone Il di demone di Empire City. Empire Chiamalo così. City? Tu conosci Cole McGrath? Conoscerlo? È come un fratello per me, nato da un'altra madre. Senti, è stato questo libro per bambini a permettermi di salvarlo dalla dannazione eterna. Davvero? Racconta. A me è piaciuta un sacco questa Beh, storia. conosci la Pyre Knight? Non proprio. Cavolo, lo sapevo che non eri di qui. Festival of È davvero bello come titolo spin-off, è davvero fighissimo, davvero bello, a me è piaciuto un sacco. E la storia, anche se corta, fatta benissimo, davvero davvero fatta Quando arriva la benissimo. Pyre Knight, gli abitanti di New Marais vanno fuori di testa. Indossano dei costumi, accendono dei grandi fuochi nelle strade e ballano fino all'alba. L'ultima volta io e il mio amico eravamo là. Ma non eravamo neppure alla prima birra quando sentimmo le voci implorare aiuto dagli scantinati della chiesa. Un po' sta saltando il disco per caso. Lasciami morire in pace. Un Ora, attimo. qualcuno potrebbe dire che Cole è malvagio. Nulla di più falso. Quella volta delle persone stavano soffrendo e lui era là a dare una Se si vedesse qualcosa. Ci penso io Non allora. preoccuparti, ci penso io. Non preoccuparti. Faceva freddo nelle Tutto andrà catacombe di bene. Pietra. Tempo erano state usate come cripte, poi per farci passare la metro e per il contrabbando. Già, le hanno usate per qualsiasi cosa. Eh beh sì. Fatto è che la gente che andava laggiù continuava a sparire. Ci penso io, tranquillo. A differenza del primo e del secondo, anzi del primo in particolare, questo gioco non gliene frega niente del karma che hai avuto nei primi due giochi. Perché, come ovviamente capirete tra poco, è una storia che va per i cavoli suoi. Ma poi perché cacchio siete venuti qua? Io capisco la notte della paura e tutto il resto. Ma non è niente, stai attento. C'è qualcun altro qua dentro? Direi di sì, eh. Dove sei? Eccoti, ciao. Dai,
Aiuto! Vampiri l'avevano catturato. Già. Gli avevano aperto una vena nel collo e avevano iniziato a trasferire il sangue in un cadavere bruciacchiato. Cole è un conduit. È un super uomo. Il suo sangue... fa miracoli. Ah, mordeva come un pitbull, ma con delle siringhe al posto dei denti. Più beveva e più diventava bella. Altri vampiri hanno iniziato a invocare a gran voce il suo nome. Lady Mary! Il sangue di Cole l'aveva riportata in piedi. In cambio, lei gli ha fatto un bel succhio. Sì. Ho sentito che c'è un cocktail con il mio nome, Bloody Mary. Cristo, odio quel nome. Ma la cosa peggiore è che si beve anche a colazione. Quando mai è stato ammissibile bere qualcosa prima delle 5 del pomeriggio? Cos'è successo? Beh, mio caro, ora sono io a controllarti. Infatti, appena il sole sorgerà, sarà il mio completo potere. E io non credo proprio. Non provare, non te lo permetterò. Che devo fare? Ah, no. Non ci provare. No, scendi. Dove credi di scappare? Oh, bella balestra, amico. Giovane sciocco. Giovane sciocco. Oh, niente arma, mi dispiace a questo giro. Direi che una croce d'argento va benissimo. Andiamo, ho letto Dracula. So come funziona. Ecco fatto. La prossima volta prendo il corpo respiro. No, non mi fuggi, bella. Sali su sto coso. E via. Sciocco. Andato. Oh, appena il sole sorgerà te ne pentirà. Sì, ho capito. Un altro vampiro non ti aiuterà a farteli a me. Uccidilo. Ecco qua. Sì. Vado. Ok, arrivo. Aia. È finita una cassa da morto addosso. Goditi la tua ultima notte di libertà, perché all'alba diventerai il mio figlio. Mm-hmm. Magari ti farò indossare un bel cappottino come gli altri miei ragazzi. Che stronza, non ci provare neanche. Sarei molto elegante. Sì, certo. Voglio vestirmi da Edward Cullen io. Zitta. Basta. Ecco qua. Oh, idio. Aia. Vieni. Maledetto. Morto. Esci da qui. Peccato che... mi sa che devo aumentare la luminosità. 8 ore al sorgere del sole. Mi sa che devo aumentare la luminosità, si vede leggermente sottoesposto. Ah sì, esatto, siamo arrivati al castello. Non a ciò che era diventato. Aveva sete, gli serviva un drink. No. No. Ehi, capo, sai dov'è il robo da queste parti? Tra l'altro questo è lo stesso modello della ragazza che salviamo con John. Cole uccise la donna e perde tutto il suo sangue. Non fu una sua scelta, l'istinto ebbe il suo effetto. Beh sì. Alla
alla fine il sangue della donna era sulle sue mani e nel suo stomaco. Ora sei uno di noi. Accetta la tua nuova vita. È meravigliosa. Ti piacerebbe. Però questo è uno dei potenziamenti più belli del gioco. Ovviamente per alimentare tali poteri ti servirà altro sangue. Fiumi di caldo, succulento sangue umano. Prosciugali del loro sangue. Il sangue degli amanti ha un sapore che va provato. Dico, stanno cinta! Vampiro! Vieni qui! Così devi tenerti in forze. Ma dai! I miei figli ti metteranno alla prova questa notte. Voglio vedere cosa sai fare. Perché non ho mai avuto un soggetto con abilità come le tue. Sì. Ai suoi tempi mi sa che i conduit ancora non erano propriamente esistenti, eh. Impala i vampiri. Ehi, amico, dov'eri? Andato in giro per un po'. Sono stato morso da un vampiro. Davvero? E ora sembri più figo del solito? Le ragazzine ti trovano irresistibile. E sta parlando di Twilight qua, eh. Ho provato a resistere alla vampira che mi ha trasformato. Ma lei entra nella mia testa e mi controlla. Vladimir dice che appena sarà giorno diventerò il suo schiavo. Ok. Abbiamo affrontato roba più strana di questa. Beh, abbiamo ucciso una bestia. È una coincidenza che i vampiri siano saltati fuori durante la Pyre Night. Deve esserci un collegamento con tutte queste decorazioni demoniache in giro. Ma va? Ok, è un inizio. Magari incontrerò qualche gruppo dei vampiri mentre sono fuori. Questo è lo spirito giusto. Zik. Tra l'altro, non abbiamo ancora il menu dei poteri. Vorrei vedere i poteri vampirici di Cole, quali sono. Ecco, madonna mia, quanto ce l'avevo bassa la luminosità. Mettimela almeno a metà, va? Va bene tutto, ora sì che si vede qualcosa. Probabilmente l'avevo abbassata o era già così di default al tempo e non ci ho mai fatto peso. Il vero peccato, in realtà, sta proprio nel fatto che purtroppo tu non hai... Nessuno mostro dei poteri che ti becchi in Infamous 2 con qualsiasi karma. Cosa voglio dire? In Infamous 2 tu hai il razzo, no? Qui hai il razzo normale per ora. Cosa che in teoria ci sta per il fatto che sì, è una storia di Zik. Però sai, se tu hai fatto tutta la smenata di sbloccarti i poteri nel secondo capitolo, vorresti comunque averne qualcuno in più. La cosa buona è che perlomeno non ci sono conduit di ghiaccio, non ci sono gli schifosini della palude. Almeno sotto quel punto di vista possiamo stare tranquilli. Ma soprattutto il volo è il potenziamento migliore che Cole potesse ricevere. Nel senso, non è fondamentale. Posso capire che nel gioco base volare avrebbe distrutto molto, nel senso ti avrebbe consentito di fare cose troppo facilmente. Ma in questo capitolo, che è appunto secondario, ci sta da Dio. Poi ti tolgono il potenziamento della cura, per esempio. Madonna mia. Per ovviamente metterti il potenziamento dell'autocura, dell'autofagia, del mangiare le persone, bere il loro sangue, bere il loro sas. E poi in questo capitolo, per esempio, tu non ti devi neanche preoccupare di fare del male alle persone, perché alla fine fa parte del gioco. Alla fine te le mangi, quindi. Oh, scusami. Ho detto un calcio a una signora. Vabbè, già che ci siamo. Mi scusi, ma ho bisogno. Tra l'altro, non mi ricordo. Credo di sì, ma può essere che mi sbagli. Non mi ricordo se questo gioco ha dei trofei. Sì, ce li aveva. E credo di averli sbloccati tutti, tranne due, che sono sostanzialmente i soliti trofei del gioco online, i livelli creati... Sì. Ed eccoci arrivati nella zona designata. Lì c'è un gruppo di vampiri che ora... colpiremo! Madonna mia, l'esplosione dall'alto è un modo facilissimo per atterrarli e di conseguenza poi... impalarli. Eccoci arrivati. Esplora la festa di Smooth Triangle. Oh,
padre Ignatius ammazza demoni. È qui. Ecco fatto. Più che altro il vero potenziamento che mi manca di questo titolo. Vieni qua, ho bisogno di caricarmi la vita. Dicevo, il vero potenziamento che mi manca è la saetta continua. Quella purtroppo mi manca come potenziamento. Ottieni pugno esplosivo L1X. Ecco fatto. Morto? Tra poco lo sarai. Dove sei? Che ne ho mancato uno? Ehi, Zico, ho appena visto il cartello di un certo padre Ignatius, esterminatore di demoni. Lo conosci? So che ha un bel paio di baffoni. Ho visto la sua statua alla cattedrale. Pensi che conoscesse un modo per affrontare i succhi a sangue? Già, spero solo che funzioni anche per chi non ha preso i voti. La partita è quelle robe lì. Ah, astinenza. Beh. Voglio proprio scoprire cosa si prova. Quelle lunghe notti da solo. Sarà una rivista di ragazzi bambini. È un mondo che non fa per me. Ok. Dove sei? Maledetto. Due in un colpo, minchia. Mi scusi signore, però quanti morti stanotte ci saranno? Sì, mi sa che stasera ci saranno dei morti da contare, purtroppo. Eccolo qua, padre Ignazio. Brucia Mary, brucia. Le mie ragazze non vedevano l'ora di conoscerti. Cerchi di non perdere braccia e gambe. La madonna, col mitra addirittura. Col mitra addirittura queste. Cole, basta con queste battutine. Subito a pensare a scoparsele questo. Vieni, vai. Morta, andata. E ecco qua. Mi serve, esatto, un pochino di elettricità. Colpita. Ora. Sembra proprio. È andata. Bruciare meglio. Devo sapere come ha fatto. Sai una cosa? Alla torre dell'orologio c'è uno spettacolo sulla leggenda della Pyre Knight. E sono praticamente certo che parli di Ignatius. È una specie di presepe, hai presente? Ma con i demoni e il fuoco. È una cosa per ragazzi. D'accordo, ci andiamo subito. La cosa divertente è che in questo titolo, alla fine, Cole diventa praticamente automaticamente cattivo. Cioè, non importa qualunque cosa tu abbia fatto nei giochi precedenti, alla fine sei sostanzialmente un cattivo. Stai mangiando delle persone. Non fa certo bene al tuo curriculum questo. Ecco qua. Dunque, dov'è lo spettacolino? Avvicinatevi, signore e signori. Eccolo qua. La Pyre Tale. I segreti della Pyre Knight stanno per essere svelati. Sentiamo. Lasciate che vi racconti una vecchia storia, amici. Ambientata durante i primi anni di New York. Le strade della nostra città erano piene di risate e le persone piene di speranze. Finché non iniziarono le prime sparizioni in strada, di notte. Solo un uomo, padre Ignatius, era abbastanza coraggioso da camminare nelle tenebre, cercando il diavolo che tormentava. Mi chiedo se esista davvero padre Ignatius. Le tenebre che la vide. Un'orribile donna che si stava nutrendo di carne umana. Un battito di ciglia ed era scomparsa. Tornata a nascondersi nelle cripte sotto la città. Quella stessa notte Ignatius spinse la sua impaurita parrocchia all'azione, conducendola giù nelle cripte a bruciare il cadavere. Il covo dei peccatori,
Lui te ne vanta davanti a sé la sacra croce acuminata! I peccatori fuggirono come scarafaggi dinanzi alla sua luce sacra! Ma il loro capo, Vladimir, non fu abbastanza veloce. Ah beh. Ignazius la portò fuori davanti alla sua chiesa e la legò a una pira. Quando le fiamme le arrivarono alle caviglie, la donna demoniaca rivelò il suo vero aspetto mentre lanciava una maledizione, giurando che un giorno sarebbe tornata per avere la sua vendetta. Volete sapere cosa ne fu di Ignazius? Lui è ancora con noi, amici, là nel cimitero di St. Charles, sepolto accanto alla sua croce acuminata. Ed è per questo che accendiamo i nostri roghi, amici miei. Per ricordare al fantasma di Bloody Mary e agli altri peccatori di questo mondo di stare lontani da Newmarle. Certo, potete come ballare, no, cantare e camminare per le strade, perché niente, assolutamente niente, verrà a divorarvi durante la Pyre Night. Ciao, sono quella cosa. Eh beh certo, come no. Benvenuti alla Notte del Rogo, missione completata. Va bene, Zeke, devi andare a dare un'occhiata al cimitero di St. Charles, dove è sepolto Ignazio. Immagino sia stato seppellito con lui quando la figlia ammazza vampiri. Nessun problema, tutti quei da Arkham hanno realizzare mappe dei cimiteri e metterle online. Accidenti, come vorrei una ragazza dark, quella Elider. Come baciare un prosciutto. Morte. Gli unici pensieri di Zeke fra Infamous 2 questo è sempre: io devo scopare. Un tempo il mio amico era stato un eroe per questa gente. Protetti. Ma adesso per lui erano solo cibo. Era costretto, non aveva scelta. Se Cole non l'avesse uccisa prima dell'alba, Mary avrebbe convertito lui e tutti gli altri entro la fine della settimana. La verità è che il sacrificio di alcune persone era il prezzo necessario da pagare. Purtroppo. Per un bene più grande. A ogni morso, Cole perdeva anche un pezzo della sua stessa anima. Già. Purtroppo sì.